In questo episodio parleremo di sicurezza in acqua. Come potete vedere in questo episodio non siamo nella Dinette studio di Valeila, ma siamo sulla spiaggia della Biodola. Con noi c'è sempre Francesco, andate a vedere l'episodio precedente, in cui abbiamo parlato di attrezzatura per poter fare snorkeling in sicurezza. Invece in questo episodio parleremo di sicurezza in acqua. Ragazzi e ragazze, ne approfitto per dirvi che stiamo cominciando ad essere veramente tanti nella community di iNelson e quindi un grazie a tutti voi per il continuo supporto che ci fornite in questa avventura che dura ormai da 5 anni. Una cosa importantissima, iNelson Academy è un servizio gratuito per gli appassionati, ma anche per chi vuole approcciarsi alla nautica in generale. Quindi, se ancora non l'hai fatto, iscriviti al canale e clicca sulla campanella delle notifiche. In questo modo potrai rimanere aggiornato su ogni nuova uscita ed inoltre ci aiuterai a mantenere attiva la nostra già folta community. Giusto? Okay, sì, esattamente, sì, perché prima abbiamo parlato appunto di quello che è importante dal punto di vista dell'attrezzatura, però ovviamente non c'è solo quello per rendere magiche le nostre sommozzate di snorkeling. Ci sono da prendere in considerazione anche altri aspetti. Uno dei primi ovviamente è il meteo e l'onda, ad esempio. E potremmo fare proprio questo caso qui di questa giornata in cui c'è poco vento, quasi zero, ma c'è risacca. Quindi, prima cosa da fare, prima di entrare in acqua, guardare sempre le previsioni meteo. E oltre a vedere il vento, c'è da notare anche, da prendere in considerazione anche la risacca, l'onda. Solitamente quando c'è vento, poi dopo molla il vento e il giorno dopo mette risacca. E quindi proprio in questo caso, come in questo caso qui, in cui ieri c'era molto vento, oggi è andato via il vento ma è rimasta un po' di risacca. Esatto. Dobbiamo trovare sempre un posto ottimale, comodo per l'ingresso e per l'uscita dall'acqua. Quindi se c'è una spiaggetta meglio, se abbiamo una caletta riparata dal vento, dalla risacca meglio. Volendo essere ancora più sicuri e precisi, è bene anche avere un piano B. Come in barca a vela. Esatto, come in barca a vela, quindi sappiamo che se mette un certo tipo di vento possiamo andare a pochi metri a cercare una baia riparata. Quindi è bene avere un attimo la situazione anche del luogo dove andiamo, sia batimetrica sia costa intorno a noi. In un caso come questo, che abbiamo una spiaggia abbastanza lunga, sì, correggimi se sbaglio, certo, abbiamo delle zone in cui la marea entra in maniera differente, le onde entrano in maniera differente, quindi per quello che hai detto tu sarebbe il caso di guardare prima le onde e andare, ovvio, a cercarsi lo spot in cui arriva meno onda. Anziché entrare subito in acqua, osservare per qualche minuto il mare è una buona cosa, perché noi in 5-7 minuti osservando il mare riusciamo a capire dov'è che fa più onda o dove ne, esatto, fa meno. E sapere da qui a qualche ora cosa succederà e quindi guardare le previsioni è una cosa quasi obbligatoria da fare per stare tranquilli e in sicurezza. Una volta trovato il punto più comodo dove entrare, siamo pronti per poterlo fare in sicurezza. Solitamente si entra in acqua con la boa in mano e anche con le pinne. Questa è una boa, diciamo, quelle, proprio la classica, quella tonda con il pallone che è la boa stessa. Ci sono boa di tutti i livelli, ci sono delle plancette, sono fatte a siluro, alcune hanno proprio il bastoncino con la bandiera, altre invece è un tutt'uno con il pallone, anche la boa come in questo caso qui. La cosa importante che dicevamo anche prima è che devi avere la bandierina rossa con diagonale bianca, come in questo caso qui. Un altro consiglio che mi sento di dare: molte volte alcune boe, non so se anche questa o no, però alcune boe tendono a stare così in acqua, a capovolgersi un po', a cadere, e quindi è buona norma mettere un pesetto qui sotto, anche solo 200-300 grammi, mezzo chilo, e che quindi la boa rimanga in piedi.
per bloccarla qua sotto e per fare proprio come hai detto, gli metto un grillo di quelli da anche, barca, sì, sì, di maniera quelli che loro pesanti, sì, anch'io faccio rimangono così dritti volte. E poi gli attacchi, sì, sotto, sì, la, sì, cinetta. Ho addirittura un moschettone di quelli grandi, così ti fa anche da moschettone se devi attaccare. La Perfetto. Boa è comoda anche perché possiamo attaccare, che so, una torcia, la borraccia d'acqua, la maschera di riserva, possiamo mettere anche un po' di roba. Quindi è okay. Comoda. Oltre a questa boa, io so che ci sono anche delle boe più grosse che possono essere utilizzate proprio per questo, a questo scopo. Ce ne sono una marea e quelli sono sicuramente più ingombranti e facciamo più fatica a trascinarle, ovviamente, soprattutto se nuotiamo controcorrente o se c'è molta risacca. Però sono comode perché possiamo mettere, che so, 2-3 fucili di riserva, possiamo mettere la torcia, addirittura ci sono delle sacche stagne per le chiavi, per il cellulare. Perfetto. Quello poi dipende in base all'utilizzo che ne vogliamo fare, a quanto ci spingiamo, insomma. Allora ti dico una cosa, abbiamo parlato dell'entrata in acqua, abbiamo parlato della sicurezza dell'avere la boa, come dicevamo nel video prima, si può andare 50 metri dalla boa e le barche devono stare a 100 metri. Esatto. Parliamo di un aspetto importante, parliamo della permanenza in acqua. Sì. Parliamo della permanenza in acque fredde e in acque calde. Certo. Allora, la permanenza in acque calde, io penso che con i consigli che abbiamo dato, quindi avendo una muta di quanti millimetri consigli per un'acqua calda? Ma d'estate basta, è sufficiente una 3 mm, anche di meno volendo. Ok. Mentre invece per le mezze stagioni 5 mm, inverno pieno 7 mm, sono questi più o meno gli spessori, 3, 5, 7. Mentre d'estate, anche se abbiamo la muta un po' bucata o di una misura un po', che ne so, larga, eccetera, non ci dà fastidio più di tanto. I guanti possiamo evitarli, i calzari pure se sono bucati o se stiamo poco non ci danno fastidio, eccetera. D'inverno, se entriamo con guanti o calzari bucati o con una muta che non va aderente sul nostro corpo e ci rende quindi protetti termicamente, avvertiamo subito freddo. Quindi c'è sicuramente da fare più accortezza nell'attrezzatura. Aumentare lo spessore della muta, indubbiamente, d'estate bastano 2-3 mm, d'inverno andiamo di 5 mm o addirittura di 7-8 mm, poi dipende quanto stiamo. Se non avete la possibilità di mettere una muta da 7-8 mm d'inverno, va bene anche aggiungere un corpetto o un bermuda aggiuntivo alla muta estiva, ad esempio, per mantenere il corpo più caldo. Quindi ad esempio io a volte, soprattutto nelle mezze stagioni, metto la 5 mm, però se mi inizia a far freddo con la 5 mm, anziché passare subito alla 7, metto un corpetto sotto la 5 mm, un corpetto da 1,5 mm, 2, e poi sopra metto la giacca da 5, e quindi è come se avessimo 6-7 mm sul corpo, soprattutto sulla parte della schiena e del petto, che è dove è più importante essere caldo. È giusto anche dire che esistono diverse tipologie di mute, materiali differenti e quant'altro. Per lo snorkeling qual è la più ma allora adatta? Lo snorkeling, volendo, soprattutto d'estate, si può fare anche con la cosiddetta muta monopezzo, cioè quella intera. Sì. Se vogliamo invece essere ancora più precisi e perfetti e idonei allo snorkeling, l'ideale è avere una muta due pezzi, quindi pantalone e giacca con il cappuccio, possibilmente di neoprene liscio spaccato o spaccato internamente e foderato esternamente, poi magari vedremo dopo i materiali, però diciamo nell'apnea si usa la muta a due pezzi, giacca e pantalone. Perfetto. Quando è che senti che è il momento di uscire dall'acqua? Il tuo corpo come reagisce? Quando è che dice adesso è il momento che tu devi uscire dall'acqua, è inutile stare in acqua di più? Allora, innanzitutto un bravo apneista e quindi anche una persona che ama fare snorkeling ha abbastanza consapevolezza del proprio corpo in acqua e delle proprie sensazioni. Quindi dobbiamo sapere interpretare se abbiamo sensazioni di stanchezza, disidratazione, di affaticamento muscolare, e quindi quando abbiamo questi avvisagli è bene uscire per non compromettere nulla e per essere sicuri di quello che facciamo.
Una cosa allora ti chiedo, quali sono le condizioni ideali per entrare in acqua? In linea di massima quello che ci può mettere a rischio ancora di più e quindi rischiare un blocco digestivo è lo sbalzo di temperatura. Quindi soprattutto se andiamo in acqua d'inverno o comunque se siamo accaldati e entriamo in acqua che l'acqua è fresca, soprattutto con le bibite ghiacciate questo può succedere, rischiamo veramente grosso. Quindi ancor più del cibo è importante evitare bibite fredde prima di entrare in acqua. Quindi bere acqua fredda o peggio ancora, che so, birra o comunque qualsiasi drink, qualsiasi bevanda fredda, ghiacciata ed entrare in acqua, ti può compromettere la tua immersione. Quello è molto pericoloso. Evitare sicuramente di entrare in acqua a stomaco troppo pieno, soprattutto dopo aver ingerito dei cibi proteici, perché sono più duri da digerire, sono più difficili da digerire. Però ecco, tutto quello che è carboidrato, roba asciutta, anche qualche minuto prima non dovrebbe compromettere sicuramente la sicurezza. Magari ci può dar fastidio un po' avere del cibo nello stomaco, quindi per quello è consigliato mangiare almeno 2-3 ore prima, però sì, quello è importante, soprattutto non bere acqua fredda prima di entrare in acqua. Allora guarda Fabio, questa è la mia attrezzatura, ok? Partiamo dalla maschera, ti faccio vedere quello che utilizzo. Vabbè, questa è una maschera semplice, è già d'apnea, ovviamente ha il volume abbastanza ridotto, questa qui. Come dicevamo comoda, nel primo era per avere meno aria per compensare, però l'importante è che sia comoda, che quando la appoggiamo sul volto faccia un po' effetto ventosa, tipo come in questo caso. Senti che fa effetto ventosa. Nel fare effetto ventosa non deve schiacciare né sul naso né sulla fronte possibilmente. Ho visto una cosa però che hai fatto, sì, perché nel video prima tu avevi la barba, in questo video non hai la barba e quindi fa effetto ventosa. Ho tolto la barba perché è molto importante per far sì che faccia bene effetto ventosa e che quindi non ci siano infiltrazioni di acqua, togliere la barba quantomeno da sotto al naso. Quindi io ne avrò di problemi. Sì, io a volte quando ho la barba magari un po' più lunga e non ho il tempo, mi dimentico di farla, tolgo giusto un millimetro sotto il naso, ecco, in modo che mi faccia bene aderenza il neoprene sul viso. Ecco. Direi che quindi questo lo faccio anch'io, ma questo video non lo farò e quindi pesteremo la maschera. Quindi avrai la maschera allagata. E una piccola sputatina prima di entrare in acqua è consigliata, magari con la maschera ancora asciutta ha più senso. Una piccola sputatina e poi col dito passiamo un po' la saliva in tutta la zona dei vetri un po' d'acqua. E poi una sciacquatina velocissima, una pucciatina in acqua e la Perfetto. Maschera è pronta. Quindi non è da lasciare l'acqua dentro assieme alla saliva, si deve solo sciacquare. Meglio non lasciarla perché altrimenti poi perde l'effetto. Ok, vedo che questa è una cosa da chiarire perché tantissimi la prendono, la mollano lì e aspettano che il sole la secchi. Non ha senso. Ok. Snorkel, come vedi questo è uno snorkel molto semplice, non c'ha valvole, cose regolabili, certo. Questo è quello che consiglio. Più semplice deve possibile. Essere abbastanza morbido, vedi questo come è morbido, perché se è troppo rigido ci fa male, certo, ci dà fastidio eccetera. Ha una forma abbastanza tonda che segue un po' quella del volto e basta, più semplice è meglio è. Perfetto. Calzari sono importanti per i motivi che dicevo prima, ovviamente ha senso che non siano bucati. Poi capita a tutti ogni tanto di avere dei calzari bucati, però d'inverno, soprattutto se ci si cammina fuori. Esatto, sarebbe sconsigliato usarli per camminarci. D'inverno è molto importante che questi non siano bucati, certo, e che siano quindi stagni. Certo. Questi sono foderati esternamente e all'interno sono spaccati, cioè questo neoprene è abbastanza morbidino, grezzo, che è morbido, che è quello che è più termico. Sì. Da avere addosso. Poi ho la mia muta, che questa in realtà non è proprio una muta da snorkeling. Muta da snorkeling va bene anche qualcosa di molto meno performante. Come dicevamo nel primo episodio, esatto, anche la giacca T, il martello, esatto, piuttosto che una maglietta. Per insomma, lo snorkeling va bene. Dipende io, sempre quanto devi siccome stare in acqua, questa la uso anche per fare apnea profonda, c'ho questa qui. È un semplice pantalone classico da apnea, questo è liscio esternamente, il materiale diciamo più performante, ha la fodera giusto nei punti in cui c'è bisogno
che non si strappi, quindi dove struscio sugli scogli, certo, o sotto al cavallo, però per dove il resto puoi appoggiare, è liscio, esatto, esatto. E un buon pantalone va dalla caviglia, diciamo, alla zona dell'ombelico. Perfetto. Per lasciare libera la parte diaframmatica e toracica per la respirazione. Ok. E poi abbiamo la giacca, questa qui. Sì, è molto performante, in realtà è una delle qualità migliori di mute in commercio, e, però come dicevo prima, per lo snorkeling va bene anche qualcosa di meno. Okay. Le caratteristiche sono che è molto elastica, è molto morbida, quindi aderisce perfettamente al mio corpo, è come se fosse un'unica pelle, diventa deve la mia pelle. Però, come dicevi prima, però, di lasciare, esatto, il diaframma libero. Questo è molto elastica e morbida, perché io quando respiro a polmoni pieni devo allargare bene la cassa toracica e la mobilità del diaframma senza avere l'impedimento del neoprene che, certo, mi schiaccia. Che schiaccia. E sono importanti anche i guanti, come dicevamo, sia per il freddo, sia perché comunque la pelle delle dita si ammorbidisce molto, e quindi per evitare questa cosa qui, e quindi rischiare di avere tagli, mettiamo questi guanti in neoprene. Perfetto. Foderati, in questo caso. Sono abbastanza sottili, non ha senso bel metterli grip. Troppo grossi. Sì, hanno un bel grip questi qui, sono mimetici come la giacca, perché io faccio anche pesca subacquea. E basta. Allora ti chiedo una cosa. Sai quando, sempre per la serie Quando siamo piccoli, quando, sì, siamo piccoli stai 6 ore nella vasca e sia le mani che i piedi ti viene quella pelle, e i, esatto, genitori dicono, esatto, guarda che ti cuoci le dita. Esatto, esatto. Ma questa cosa, e lo chiedo a te che sei un esperto, ho letto che potrebbe essere un sistema del nostro corpo per poter avere maggiore grip sott'acqua. È vero, l'ho sentita pure io questa cosa. Allora l'abbiamo sentita in due. Sì. Ma non lo sappiamo. Non per lo sappiamo, certo. Esatto. Va bene, sì. Va bene. No, non lo so per certo. E nel primo video una cosa. Non abbiamo parlato in realtà volutamente della cintura. Ed è molto importante spendere due parole e dire due robe molto importanti sulla cintura. Voilà. Innanzitutto, la cintura non deve essere quella classica di nylon che si usa soprattutto nel mondo della subacquea. A loro va bene perché sono abituati a stare a testa in su e quindi ad avere una posizione comunque verticale a testa in su. E poi il gav blocca tutto. E poi il gav comunque blocca. Mentre invece noi che facciamo snorkeling e apnea, e quindi spesso facciamo capovolte e siamo a testa in giù, avere quel tipo di cintura lì vuol dire che si muove sempre. E quindi è scomoda e crea stress. Quindi una delle prime cose, la cintura deve essere elastica. Elastica vuol dire che si allunga e si restringe in maniera, appunto, diciamo, elastica. Che il materiale è studiato apposta per essere messo sul neoprene per, esatto, potersi bloccare, esatto, il neoprene. Esatto, e fa un grip, e quindi anche non serve neanche stringerla a morte, perché dobbiamo comunque essere liberi per, perfetto, la respirazione, e non si muove. Questa qua è detta marsigliese perché ha questi buchi e si mette quasi come una cintura classica, insomma, si trova il buco a misura e, okay, si stringe. È un'ottima cintura, però per la sicurezza non è il massimo, perché è un attimino più difficoltoso sganciarla, quindi per sicurezza io consiglio di partire con una cintura sempre elastica, però con l'attacco classico, questa qui classica, che si andiamo a stringerla, e con la fibbia andiamo a stringerla, a strozzarla. Altra roba importante, io consiglio i pesi da un chilo, come in questo caso, addirittura da mezzo chilo. Mm-hmm. Consiglio di mettere piombi da 2 o 3 chili, quelli interi, perché sono molto scomodi da spostare, e soprattutto non ci danno un buon equilibrio in acqua. Magari abbiamo 3 chili di qua e uno di qua, e quindi tendiamo a Mi sembra che siano quelli studiati proprio ad essere inseriti dentro le cinture di tela del GAV, quelli grossi. Sì, esatto, anche. Oppure se facciamo pesca subacquea nel sottocosta, che abbiamo bisogno di appesantire molto la cintura, allora possono avere senso. Però in linea di massima consiglio i pesi da un chilo, che sono molto più facili da spostare e da equilibrare lungo tutta la cintura. Perfetto. Diciamo. Ultima cosa, vai. È un errore che vedo fare spesso a principianti: la cintura si mette più bassa possibile. La pancia deve stare completamente libera e sgombra. Okay. E quindi la cintura va messa semplicemente sotto la vita proprio. Quindi sì, sì. Più bassa sta e meglio è. Perfetto. Ok, allora nel primo video abbiamo detto che lasciavamo da parte la cintura, e l'abbiamo lasciata da parte per un motivo semplice.
la cintura deve essere messa in una certa maniera, non si può prendere la cintura, metterci sopra 2, 3, 5 kg, dire ok, va bene, vado in acqua. C'è una procedura, anzi non c'è una procedura, che adesso ci spiega Francesco. Allora, la domanda che più comunemente mi fanno in molti è, ad esempio, io peso 70 kg, quanti kg devo mettere in cintura? In realtà non c'è una risposta semplice e immediata a questa domanda, perché dipende da tanti fattori. In primis, che tipo di muta abbiamo. Più la muta è spessa e quindi più chili devo mettere, perché la muta ci tende a far galleggiare. Viceversa, se mettiamo un mutino sottilissimo abbiamo bisogno di meno chili. Quindi uno, la muta. Dipende dalla muta, dipende da anche la massa corporea, massa grassa, massa magra, peso osseo. Quanta ogni persona spinta è diversa, quindi una persona è magari più pesante, un'altra persona tende a galleggiare di più, quindi dipende personalmente da questo. E poi dipende anche dalle quote operative a cui si vuole andare a lavorare. Più si vuole andare profondi e più si tende a togliere chili. Se invece si deve lavorare a pochi metri, si tende a mettere qualche chilo in più. La regola è che bisogna essere positivi fino ai 6 metri di profondità, neutri tra i 6 e gli 8 metri di profondità, e dopo gli 8-10 metri bisogna essere negativi. Quindi il consiglio che do a tutti quanti è di mettere una cintura che più o meno può essere intorno tra i 5-6 kg, 4 kg, dipende. Andare in acqua, fare una piccola immersione a 5-6 metri. Se si tende a salire su come dei palloni, vuol dire che dobbiamo mettere qualche chilo in più, uno o due altri. Se tendiamo a essere neutri è ottimo. Se tendiamo già a essere negativi a 5-6 metri, vuol dire che dobbiamo togliere uno o due chili. Qualche peso. Questa è la regola. E poi infine, Fabio, abbiamo le pinne. Io ho portato delle pinne classiche, le più semplici che avevo, in plastica, perché non dobbiamo fare profondità, non dobbiamo fare cose performanti, quindi sono di una plastica. Adesso le pale moderne, le pinne moderne, anche se sono in plastica, sono comunque molto morbide. L'importante è che abbiano una scarpetta comoda, che il piede vada bene dentro, che non sia né troppo larga né troppo stretta. E ho evitato di portare quelle in carbonio super performanti, che nello snorkeling e comunque nell'apnea nei primi metri non hanno senso, anzi sono molto più comode queste. Diciamo che innanzitutto c'è la differenza tra le pinne d'apnea, che sono lunghe, e le pinne da snorkeling o d'ara, che sono più certo corte. Da snorkeling vanno bene anche quelle corte. Certo. E ovviamente più sono lunghe, più acqua spostano e più propulsione ricaviamo. E stessa cosa, più sono dure e quindi meno si flettono e più riescono a dare spinta, ma allo stesso tempo appesantiscono il muscolo della gamba. Quindi bisogna trovare una pala ideale che non sia né troppo morbida, altrimenti pinneggiamo a vuoto, né troppo faticosa, altrimenti è vero che spinge, ma appesantiamo subito il muscolo della gamba. Allora io posso dire una cosa: in questi video noi stiamo cercando di dare i primi rudimenti sull'attrezzatura e sull'andare in acqua in sicurezza. Ovviamente per questioni di tempo non possiamo fare dei video da 3 giorni l'uno, certo. Quindi vi toccherà scendere con Francesco mi per aspetto, imparare tutto. Ovviamente. Oggi facciamo un micro corso di apnea.